Oh, ecco, perfetto. In quest'altro video che sto per fare vi faccio vedere un po' il sentierino che c'è qui, e nel frattempo approfitto per ringraziare i 60 iscritti al mio canale, che spero diventi sempre di più. Voglio ringraziare tutti i campanari che mi seguono, amici, parenti, famiglia e compagnia. Vedete, siamo con la scuola, solo la mia classe però, e allora ne approfitto e facciamo un piccolo video, giusto anche per farvi vedere un po' che meraviglie che ci sono qui a Spezia. Bene, nel video prima vi ho fatto vedere il pozzo antico e adesso torniamo giù. Io per primo ringrazio la prof per avermi dato questa possibilità, prof, di fare questo giro. Allora, c'è la scaletta di prima che mi ha fatto vedere tu, no, quell'altra, e poi ce n'è un'altra, facciamo questa, che è più vicina. Io riprendo un po' perché così vedete. Bellissimo questo posto, ma ce ne sono altri poi. Bocca Lupara, sentita su internet, ci sono le foto. Poi cioè, se va avanti per Maggiano, perché Maggiano è ancora lungo, 1,5 km. Poi c'è anche altre spiaggiatoie. Adesso andiamo fino a scuola. Io ovviamente non riprenderò fino a scuola, anche perché se dovessi riprendere fino a scuola, insomma, durerebbe il video troppo. E poi la città non interessa. Interessa di più il sentieri, ecco, diciamo così. Dietro di me ho la mia escursionista, che però non voglio riprendere perché non gli ho chiesto se vuole andare su YouTube, e non credo. Comunque è la mia escursionista, una mia compagna, via, chiamiamola così. Io sto sudando però. Eh sì, anch'io. No, ma anche ieri l'ho fatta la strada. Sì, ma perché mi diverto. Guardate che spettacolo, ragazzi. Ragazzi, un po' di silenzio. Oh, ma cosa urlate? Accidenti. È euforica. Solo che d'estate non ci posso mai, perché ci sono i cinghiali. Andiamo avanti. D'inverno. Un po' meno. Però se sentono le voci se ne vanno. Sì, sì, ma perché più che altro, non so, prima della passata, sai che ci siamo fermati dove... Qui bisogna stare attenti, ragazzi. Qui ci sta. Ci sta i gradini. È l'orto di mio nonno quello. I cinghiali hanno rovinato tutto. Non dirlo su. Dimmi niente sulla su, su sarà boh. Qualche anno fa hanno rovinato tutto, cioè o ci fosse stata una piana. O ci fosse una piana, ragazzi, che non è stata distrutta dai cinghiali. Vedete, questo sentiero è bello, però è un po' strettino, quindi se ci passate fate attenzione, mi raccomando. Qui attenzione, perché guardate. Olè. Sono tutti piccolini, non so se l'hanno. Sì. Attenzione, ma perché. Guardate, poi l'anno scorso, poi quando c'era il lockdown, hanno chiuso. Andiamo avanti. Perché la gente veniva a camminarci. Andiamo avanti. Qualsiasi malattia, soprattutto polmonare, dicono aria aperta, mare, sole, mare, fino a casa. Andiamo avanti. Ci lasciano così.
sapevo. Io devo tornare a casa a piedi oggi. Sere! Serena! Fermatevi poi alla fine! La torre dell'orologio indica che sono le 11, mi sa. C'era mia nonna in vestaglia che l'ho chiamata. Oh cielo! Oh cielo! Sì, mi fa, ma sei venuta da scuola? Sei venuta a casa? Io, eh no, poi adesso se scendi vedi. C'è anche il mio cane. Allora, Gaia, ti dico un'altra cosa. 9 giugno. Io c'ho il gatto che... È strano perché quando va vicino allo specchio, mi sa che sia un altro. Non vedo l'ora di andare in vacanza. Hai capito? Saliamo. Saliamo qui. No! Ecco dove ti ho visto te! Fermatevi! Sì. Ecco, vediamo! Mia nonna aveva il bar a San Cassiano! Campanile! Il bar della villa! Campanile di San Bernardo! Avete visto laggiù? Con i miei amici di Bergamo, ah, no, sì, io però io sono andata a vediamo di invece mia mamma si chiama Mariana, io voglio andare a Los Angeles, ma davvero bravo, mia cognata ma è lì in Francia, sei carina ma non adora fare in Francia, io posso dire bonjour, no io lo no io ora ci vogliamo trasferire lì, come si va e boh. Però guardate che panorama, ragazzi. È uno spettacolo. Uno spettacolo. Se giriamo di qua. Andiamo di qua. Qua si vede il ponte dell'autostrada. E qui a Cessa è veramente difficile trovarle. Invece là ce l'abbiamo già. Qualcuno di mangia adorante? No, perché no. Ora non posso riprendere davanti perché ci sono le persone e non voglio. Qui attenzione qua ragazzi ai rovi. Ragazzi attenzione ai rovi. Qui un po'. Oh, porca. Qui un po'. Un pasticcio ragazzi. Ma comunque. Ma noi non eravamo passati di qua. No. È vero. Ecco qua. Perfetto. Attenzione ragazzi. Ma lì c'è una piscina, io mi butto. Qui. Qui. Ma è vuota. No, è più a piena. No, però se le luci del vento se non fai il mare, si sente. Ti batti loro. Scusate. Posso? Possiamo un attimo io ci vado tutte le estati 2 mesi da sola senza i miei, sì. Ci scendiamo ancora e ora che c'è il coprifuoco alle 22 fino al 31 luglio è praticamente un carcere perché io alle 22 praticamente finivo di mangiare e poi uscivo e quindi qui, ora vedete che c'è un po' di di vegetazione. Beh, ma comunque vedete piano piano ragazzi piano, andiamo avanti qui un po', insomma, ma noi non eravamo passati, no esatto, qui un po' sotto mano ragazzi, madonna. Dai su, guardate dove mettete i piedi, e infatti mia figlia è andata a Lecce, io sui case. Ma io voglio scusate, sì.
Le immagini sono un pochino mosse, ma... Ma lei ha vissuto a San Cassiano, quindi? Ho vissuto un po' a San Cassiano, poi ci siamo trasferiti a Poggiardo. Ah. E poi... A Poggiardo c'è mia zia. Proprio lì in centro. Voilà. Ah. A 10 minuti. Beh, lì la vita è completamente diversa. Sì, i miei sono infiniti. Come sono infiniti? Cioè, loro hanno una famiglia. Faccio conto che mia nonna ha 9 fratelli. Con tutti i cugini, parenti. Come la sua? Passi le vacanze a andare in giro per fare. Quindi, ci va avanti. Ora guardate che bel panorama, ragazzi. Tutta la Spezia. Ma si vede il mare con le navi. Bei ricordi di quando il virus non c'era. Bello quando il virus non c'era, si poteva, purtroppo non si può. Va bene, fermo, seconda parte.